Ciao a tutti, oggi un video in cui vi mostro alcune cosine che mi sono state regalate dal mio amore, da Sephora, e non solo, perché ci sono anche un paio di cose di Kiko. Dovrebbero essere tutte uscite natalizie, cioè cosine che sono uscite per questo periodo. Allora, vi faccio vedere intanto gli acquisti di Sephora. E allora, intanto vi faccio vedere questo kit. Questo qui è un kit di Tarte. Molto carino, questo vedete è di quelli là che si possono appendere sull'albero. Intanto sentite di sottofondo il mio bestione Mika che deve bere proprio mentre faccio il video, va bene. E quindi vedete l'accettino, lo potete appendere, ma insomma. Carino, non so se sia un'uscita proprio di questo periodo, se esistesse già questa mini palette, però insomma mi è piaciuta tanto anche perché c'era anche il mascara con lo scovolino in silicone. Comunque andiamola a guardare nel dettaglio. La scatola è bella robusta, quindi non rischiate che la palette si possa rompere. E quindi queste sono le due cosine. Allora, questo è il mascara che non aprirò perché non lo utilizzo adesso, anche perché ho ancora quello di DM in uso e ne ho anche un altro in uso, che non mi ricordo, quello di Bionic, ecco. Quindi comunque questo per adesso non lo apro. Comunque questo Man Eater, non so se lo conoscete, comunque e ha lo scovolino in silicone, per cui sicuramente mi ci troverò bene. E questa era la palettina contenuta all'interno, anche questa della stessa linea. Allora vi faccio vedere i colori. C'è come sempre uno specchietto e qui ci sono i sei colori. Allora, sono quasi tutti shimmer tranne questi due. Ognuno ha il suo nome. C'è il dorato qui che riflette tutto e vi faccio vedere intanto i colori. Faccio vedere qualche colorino. Allora, vi ho preso un opaco, sono abbastanza scriventi, diciamo, non in una maniera esagerata, però non sono male. Questo vedete il luminoso, vediamo se mette a fuoco. Ok. Poi mi piace tantissimo questo smolder, che è il più scuro, quindi comunque riuscite a fare un make-up completo perché comunque c'è anche il più scuro, c'è il luminoso e il colore più scuro, quindi tutto sommato si riesce. Ogni cialda, avete visto, ha impressa la scritta Tarte. Insomma, devo dire che non è male come palette, non mi dispiace. Proviamo l'ultimo Lilla Sultry. A me piacciono molto questi colori, oltretutto mi piace anche come mi stanno, quindi devo dire che è veramente carina, però la proverò e vi farò sapere. Carinissima, davvero carinissima. Quindi questa è la palette con il mascara di Tarte. Anche la scatola davvero deliziosa. E poi l'altra mini taglia è questa palettina di Anastasia. Vabbè, questa mi è piaciuta perché io Anastasia ho due palette, la Nouveau che vi ho fatto vedere ultimamente e la Modern Renaissance, che sono quelle grandi, diciamo, e la Modern Renaissance la adoro perché ha anche il pennello incorporato, quindi è comodissima. E devo dire che la qualità degli ombretti di Anastasia non l'ho trovata mai in nessun'altra palette, sono sincera. Mi piace tanto anche Natasha Denona, mi è piaciuta anche abbastanza, mi sono piaciute anche quelle di Huda Beauty, diciamo, la qualità degli ombretti, Too Faced, però vi devo dire la verità, quelle di Anastasia, non so, hanno un qualcosa in più, a parte il fatto che gli ombretti non si miscelano tra loro, rimangono belli definiti, non so, poi è proprio, sono super sottili, super pigmentati, quindi una qualità che non trovo da nessuna parte, quindi questa mini palette è bellissima, a quanto ho capito è anche uscita da poco e si chiama Glam to Go. Anastasia ha anche altre mini palette, però questa credo sia una delle ultime. La confezione è carinissima, è cartonata, diciamo, non mi sembra cartonata, sì, non è plastica e la scatola esterna vedete anche un po' luminosa. Allora, apriamo sempre questo diciamo magnete che tiene chiuso, togliamo la plastica. Sono colori molto nelle mie corde, sono tutti sul rosato, quindi
mi devono piacere questi colori, ma io li adoro. Poi c'è anche il marrone, quindi anche qui si può fare benissimo un make-up completo con questa palette. Vediamo un po' di swatchare qualche colore, hanno, ognuno di loro ha il nome. Questo è il più, no, qua proprio è una cosa pazzesca, cioè qui basta appoggiare il dito. Quella di Tarte è bella, però veramente ha dei bellissimi colori, però qui proprio è, io vedo la differenza immensa, e qua ho anche forse troppo esagerato, guardate qua, cioè è proprio pigmento proprio puro. Poi non so, vediamo un po', vi faccio vedere. Questa qui, questa cialda è un po' particolare perché l'avevamo presa. La prima, meno male che l'abbiamo aperta subito fuori dal negozio perché ci siamo accorti che questa cialda Fireworks era completamente rotta. Quando siamo entrati per cambiarla immediatamente, la commessa ce ne ha presa un'altra e anche la seconda che ha preso era rotta, la stessa cialda. Quindi, boh, vabbè, avrà qua, poi l'ha presa dal cassetto perché ha detto qua, se no, non ce ne usciamo più. Guardate, basta appoggiare proprio il dito. E si nota subito la scrivenza, qualcosa di magnifico. Vediamo anche un opaco, questo Rosy, cioè guardate, anche questo è piuttosto scuretto, quindi anche con questo si può scurire l'angolo esterno della palpebra. Comunque sono tutti veramente eccezionali, secondo me. Vabbè, i miei cani hanno deciso di far rumore oggi, eh? Ecco qua, vedete? Sono bellissimi, bellissimi. Non so, io queste palette di Anastasia sono qualcosa di fantastico, fantastico. Uno più scrivente dell'altro, i colori. Non so, volevo far vedere magari qualcos'altro. Vediamo questo che è più aranciato, questo Sunburst. Cioè, no, vabbè. Di cosa stiamo parlando? Guardate qua. Spettacolare, davvero. Quindi, una palettina che ha quanti ombretti sono? 8 ombretti, però riuscite anche qui, secondo me, a fare tranquillamente un make-up completo. Oltretutto, essendo piccola, ve la potete portare anche dietro se viaggiate, via discorrendo. Anche quella di Tarte si presta molto bene per questo. E veniamo poi agli ultimi due regalini. Ah, qui ci hanno dato anche un campioncino di un profumo. Me l'ha proprio riempito la ragazza, è stata molto gentile. Ed è il Mongerlain Bloom de Rose, no, Bloom of Rose. Buonissimo questo qui, veramente buono, buono, buono. Mi piace moltissimo. È un po' agrumato come profumo, quindi forse qualcuno dirà che è un po' più estivo, ma a me non importa più di tanto. Questi profumi agrumati li adoro, sono proprio nelle mie corde. È buonissimo. Guerlain ha dei costi piuttosto alti, però i profumi sono veramente ottimi. E poi da Kiko abbiamo preso due cosine. Allora, questo che era un prodotto in saldo, stava vicino alla cassa, mi è piaciuto perché sarebbe questo un matitone praticamente cremoso per le labbra, infatti ho preso il più chiaro, però la commessa mi ha fatto notare che questo colore in particolare, essendo poi rosato, si può tranquillamente utilizzare anche come base ombretto. Se riesco ad aprirlo, vi faccio vedere cosa intendo, perché è un colore super super luminoso. E può essere usato, sì, anche per illuminare la palpebra. Allora, ecco, faccio vedere qui. Vedete? Eccolo qua, vedete che è proprio shimmer. Quindi tranquillamente può essere usato come base luminosa per l'ombretto oppure per illuminare l'angolo interno, che questa è una cosa che io faccio sempre perché noto che mi dona di più. Poi ognuno di noi conosce bene la propria forma dell'occhio, quindi sa quale make-up gli dona di più. A me dona molto il punto luce interno e poi scurire verso l'esterno. Quindi questo tipo di colore è perfetto. Vabbè, poi uno volendo se lo può mettere anche sulle labbra, questo in realtà nasce come matitone per le labbra, però io l'ho preso soprattutto per usarlo come illuminante per l'occhio. E poi in realtà il motivo principale per cui siamo andati era per prendere uno di questi. Questi sono gli Unlimited Stilo e li ho sentiti molto nominare. Ultimamente hanno fatto, tante marche hanno fatto questo tipo di rossetto. Sostanzialmente è un rossetto, per chi ancora non lo sapesse, è un rossetto formato stick, quindi classico, che però ha le stesse funzioni di un rossetto liquido, di una tinta labbra, cioè è no transfer e dovrebbe durare diverse ore. Quindi questa è la cosa principale. L'hanno fatto anche NARS,
sempre con il bullet, con la confezione stretta e lunga, e anche Dior. Però Dior ovviamente ha dei costi improponibili, che sinceramente non è un qualcosa che mi va di acquistare sempre. E anche NARS è piuttosto costoso. E poi la cosa che non mi piace tanto di quelle marche è che sono troppo opachi. Io non apprezzo questa cosa, cioè li preferisco demi matte perché ho le labbra spesso secche, quindi non, e poi comunque non mi piace l'effetto troppo secco sulle labbra, non mi piace. Quindi ho preferito questo proprio perché ha un finish demi matte, semi matte, ok? Quindi ho preso lo 06, ci sono veramente tanti tanti colori, quindi vi potete sbizzarrire per quanto riguarda i colori, però ho voluto prendere un nude perché insomma sono poi i colori che utilizzo di più, anche se però se mi piacerà magari prenderò un rosso perché avrei voglia di un rosso, non ne compro mai e quindi un rosso però che sia nelle mie corde, adesso vedremo. Quindi questa è la confezione, molto carina, questi già esistevano, però avevano una confezione diversa, più corta e grossa. Questa confezione è veramente bella. Bisogna dare atto a Kiko che comunque ha fatto una confezione molto carina. Qualcuno si è lamentato appunto che hanno un finish semi matte, ma secondo me è proprio quella la cosa bella. Quindi, insomma, sono da provare. Questo è il prodotto, il colore. Non so quanto ce ne sia all'interno, vediamo. Questo è il quantitativo, vabbè. Costano 10 euro, quindi non hanno un costo eccessivo, secondo me, per provare, soprattutto persone come me che non amano i rossetti troppo secchi, insomma, per provarlo, questo secondo me è il giusto compromesso per la cifra che costa. Vediamo, ve lo faccio vedere qui. Eccolo qui, vedete? Molto, è una bella punta di rosa, non è uno di quei nude troppo smorti perché i primi 5 sono nude, però soprattutto i primi 4 secondo me erano troppo chiari, troppo troppo chiari. Questo invece è una bella punta di nude rosato, vedete anche una goccina forse di mattone, però è comunque vira sul rosa, eccolo. Ed è abbastanza cremoso, non è ovviamente lucido, cioè comunque è un rossetto matte, quindi lo proverò. L'ho già provato ieri, però non l'ho tenuto per molto tempo, quindi non so per quanto riguarda la durata. Devo dire che non si stampa più di tanto, poi va lasciato un po' asciugare e poi è molto cremoso appena messo, quindi non dà per niente fastidio, si stende benissimo. E un'altra cosa che ho notato è che non segna più di tanto le rughette delle labbra, ecco, perché questo è anche un altro effetto che non mi piace per niente per i rossetti matte. Questo non le segna, quindi fino adesso, diciamo, mi è piaciuto. Comunque lo proverò meglio, lo testerò per più ore, vediamo anche com'è per quanto riguarda la durata, perché io preferisco i cremosi, però alla fine i cremosi o fanno l'accumulo di prodotto in mezzo alle labbra, oppure comunque se ne vanno in giro, insomma, non sono sempre gestibili, quindi tante volte mi piace mettere un rossetto che stia lì fermo, come quelli di Lancôme che vi feci vedere, quelli di Lancôme sono eccezionali, anche quelli sono fantastici, durano e sono molto molto confortevoli. E niente, quindi questo è quanto. Come gioielleria oggi non indosso granché, vabbè, questo anello che porto spesso d'oro, questo qui di Pandora, che ormai è fuori produzione da un'eternità, e questi sono i miei due dodo. E questo è un bracciale di raspini con il campanello. Prossimamente, sicuramente vedrete qualcosa di raspini perché mi piacciono tantissimo due modelli di bracciale, ma poi ne parleremo meglio in un altro video. Niente, ragazzi, questo era quello che avevo da mostrarvi oggi. Noi, se vi va, ci vediamo in un prossimo video. Ciao ciao!